Ciao ragazzi, siamo sono Paolo Spaz 07 e anche oggi parliamo di Spaz. Sigla. Benvenuti in questo nuovo video che fungerà sia da commento dell'ultima partita tra Sassuolo e Spaz e aggiungeremo anche, visto che ci sarà il turno infrasettimanale mercoledì, un piccolo commento, una piccola introduzione alla partita in casa contro il Lecce. Dunque, Sassuolo-Spal 3-0. Che dire? Cosa commento? Cosa dico? Non posso dire niente. Una sconfitta senza appello, che ci sta, è giusta come risultato. Cosa posso dire di più? Male, molto male, secondo me. Molto male, non tanto per come abbiamo giocato all'inizio. Cioè, allora, mettiamo subito le cose in chiaro. La Spal ha iniziato i primi 20-25 minuti della Spal sono stati molto molto buoni, ok? Attaccavamo molto bene, riuscivamo comunque a tenere la palla contro una squadra che comunque ha delle individualità tecniche veramente molto superiori rispetto alla nostra. Il problema è giunto dopo quando la Spal ha preso gol. Insomma, diciamo una cosa, la Spal ha preso il primo gol in contropiede. Il che può essere anche visto come una cosa abbastanza positiva, nel senso che comunque vuol dire che stavamo attaccando noi e che la squadra, la partita la stavamo facendo noi. Cosa negativa, eravamo decisamente troppo, troppo sbilanciati. Infatti il contropiede era poi alla fine stato un 3 contro 1, cioè è stata una roba troppo sbilanciati. Sassuolo in due passaggi è andato in porta, ha fatto il suo contropiede perfetto e Caputo fa 1-0. È da lì in poi che non è andata bene. Non è andata bene perché se prima la Spal comunque provava con un minimo di organizzazione ad attaccare e a difendere, dopo il gol non c'è stata nessun tipo di reazione. Io ho visto una squadra, e questo è molto male, ho visto una squadra abbastanza rassegnata. Ecco, questo è grave perché noi siamo una squadra che deve salvarsi, ragazzi. Ricordiamoci questa cosa qua, che è il punto di base di tutto ciò. Poi dopo il gol del 2-0 ci ha definitivamente tagliato le gambe nel recupero del primo tempo, e da lì in poi, dopo il secondo tempo non l'abbiamo praticamente giocato, hanno fatto 3-0 subito e la squadra non ha proprio mai reagito, non, neanche partita ampiamente compromessa, da dire, non abbiamo più niente da perdere. Alla Spal quest'anno capiterà spesso di andare sotto, cioè è inutile, come l'anno scorso, come 2 anni fa, cioè è una squadra che deve salvarsi, quindi capiterà abbastanza spesso che di trovarsi in una situazione di svantaggio. Che facciamo? Ci rassegniamo subito così? Cioè no, non va bene questo. Abbiamo giocato molto meglio che contro il Bologna, secondo me, quindi dal punto di vista del gioco e dal punto di vista della condizione atletica stiamo migliorando e questo va benissimo. Il problema è qua dentro. Io non ho visto una reazione. Poi adesso si è infortunato anche D'Alessandro, che ci mettiamo sulla fascia destra. Pare si teme, speriamo di no, si teme una rottura del crociato, non abbiamo esterni. Ci manca un difensore, perché noi anche ieri Tomovic, cioè se Tomovic è questo, ragazzi, abbiamo preso un pacco allucinante, cioè qua lo dico e qua lo nego. Spero che sia magari ancora un po' dietro di condizione, che debba ancora assestarsi negli schemi della squadra, ma se Tomovic è questo, ragazzi, non abbiamo un difensore, perché siamo obbligati a giocare con Felipe, perché ne fa molte meno. Comunque anche ieri Tomovic, c'è il terzo gol, gliel'ha praticamente regalato al Sassuolo. Ci mancano delle individualità. Allora, la questione è questa, la questione è tutta qua dentro. Non abbiamo avuto la testa ieri, e questo è un aspetto su cui lavorare molto. Bisognerà anche lavorare sull'aspetto dell'equilibrio, perché noi quest'anno ci troviamo con un equilibrio difensivo completamente diverso. Ci mancano delle pedine fondamentali e non possiamo giocare con lo stesso equilibrio dell'anno scorso, perché se l'anno scorso comunque si perdeva palla, comunque avevamo Bonifazi che si inventava qualcosa e la recuperava, quest'anno non ce l'hai, quindi non dobbiamo trovare un equilibrio attacco-difesa diverso. E con gli uomini, ragazzi, non so se si è fatto male D'Alessandro, bisognerà vedere come adattare. Secondo me la Spal al momento fa fatica a reggere una difesa 3. Potrebbe essere che con Lecce si cambi addirittura modulo fin dal primo minuto, perché non avevo l'esterno, tre difensori facciamo fatica ad averli e il centrocampo un pochino arranca ancora, quindi
in questa ricerca del nuovo equilibrio, già contro il Lecce, secondo me si potrebbe vedere una cosa diversa, un modulo diverso, ma soprattutto testa, palle fuori, cioè ragazzi, contro il Lecce è uno scontro salvezza. Se ci troviamo sotto in casa contro il Lecce, cosa facciamo? Ci sciogliamo e molliamo? Ragazzi, la salvezza si conquista così, cioè con cattiveria, con grinta. Quindi lavoriamo su questo aspetto mentale, perché altrimenti insomma, comincio a dirla male, dai. Secondo me la SPAL ce li ha le possibilità per salvarsi, ma dobbiamo stare concentrati. Quindi adesso sotto con Lecce. E anche per oggi, se arrivate alla fine del video, scrivetevi nei commenti cosa ne pensate di Sassuolo SPAL e del match che la SPAL andrà ad affrontare contro il Lecce. Vi ringrazio come al solito tutti i commenti che mi lasciate e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. E sempre forza SPAL!